E buon sabato a tutti, amici del centro, io sono Filodoro e oggi ritorniamo con la seconda parte del Filodoro risponde. È sempre il fantastico speciale dei 4.000 iscritti che nel mentre di sicuro sono aumentati. Quindi ciancio alle bande e continuiamo. Umbra Gualti, Filodoro risponde, ti piacciono i Pokémon? Qual è il tuo Pokémon preferito? Il mio è Umbreon, un bacione. Sì, mi piacciono i Pokémon, però diciamo fino a un certo punto perché poi tipo da un certo punto in poi ho smesso di seguirli, ma perché stanno diventando una cosa veramente troppo lunga. E sono un'altra di quelle serie che sono estenuanti per quanto stanno diventando lunghe. Vi dico solo che io ho il Nintendo DS che, se non sbaglio, il mio ultimissimo Pokémon è bianco e nero. Ma se no, per i più tradizionali, ho anche il Game Boy Color con dentro la cartuccia di Pokémon blu. Poi vabbè, ho giocato per un periodo a Pokémon Go, ma non so per quale motivo mi faceva impallare il cellulare, quindi l'ho dovuto cancellare per forza. Tra l'altro, a proposito di Pokémon, alcuni mi avevano consigliato, cioè consigliato, mi avevano chiesto di fare tipo gameplay con un tipo di Pokémon, cioè con un gioco di Pokémon. Ma in realtà molti mi avevate chiesto di giocare anche a dei videogiochi. Ora, partiamo dal presupposto che io non è che sono proprio una grande videogiocatrice perché non ho mai avuto una console, però volendo i giochi al computer li potrei fare, oppure se mi consigliate un modo, non lo so, tipo per registrare il cellulare o il Nintendo, fatemelo sapere voi. E invece, per quanto riguarda il mio Pokémon preferito, allora, quando ero piccolo indubbiamente era Pikachu, però vabbè, ovviamente quando sei piccoli Pikachu piace a tutti. Andando avanti negli anni, sì, è carino, però perché lo trovo troppo iconico, francamente. Invece, ragionando a mente lucida, ho imparato, più che imparato, ho scoperto che uno dei miei Pokémon preferiti è Growlithe. Mi piace tantissimo perché lo trovo molto elegante anche Ninetales. Se no, se parliamo delle generazioni più recenti, vi ho detto, io mi sono fermata tanto indietro con Pokémon. Mi piace tantissimo Shinx e tutta l'evoluzione. Se no, se vogliamo tornare proprio agli albori, mi piaceva tantissimo perché lo trovo proprio carino, Bulbasaur. In realtà anche con i Pokémon vado a periodi, cioè dipende dal periodo che passo, me ne piace uno diverso. Scarlet, Philodd. Ho riflettuto una cosa, ma se lei, quella con ti voglio sulle guance, scusa non ricordo il nome, allora presumo si parli di Marco e Star, ok, abbia effettivamente avuto un figlio, figlie, sia magari il padre e madre di Marco, potrebbe essere, o anche semplicemente poteva essere comunque il nonno nonna, roba così. Così si spiega perché manco può usare la bacchetta di Star. Allora, forse ho capito la domanda. Comunque, lo ripeto, non credo che Marco comunque sia per metà miumiano. Mo' al di fuori delle guance, perché non lo so per quale motivo le guance, ma il fatto che possa usare la bacchetta di Star non vuol dire niente, perché se ci pensate, anche Ludo poteva usare la bacchetta, cioè è stato in grado di usare la bacchetta di Star. E se vi ricordate proprio i primissimi episodi della prima stagione, anche il mostro Aragosta era riuscito a usare la bacchetta. No, non l'aveva usata, era riuscito a impugnarla comunque, però comunque sia, il fatto che Marco riesce a usare la bacchetta, secondo me non vuol dire niente. E francamente, ripeto, non credo che Marco sia parte, sia un miumiano, comunque sia faccia parte della famiglia reale, più che altro perché mi sembra strano, uno, che ci fanno sta mezza specie di incesti, e due, mi sembra veramente strano che una serie del genere, che abbia una trama così lineare, diciamo che è una delle poche serie che hanno una trama che quasi una trama che quasi non sbecca da nessuna parte, a un certo punto si perda con il fatto che questa cristiana che sta nel momento in cui va sulla terra va proprio da loro, di tanti cristiani sulla terra va proprio da loro che casualmente sono in parte miumiani, mi sembra veramente strana come cosa. No, francamente non lo trovo plausibile. Letizia Bonaria Mazia. Allora, secondo me la preside del Sant'Olga, non ricordo il nome, è la figlia di Eclipsia, nata metà miumiana, metà mostro. Ok, la base c'è. Però la figlia della regina non poteva essere mostro perché il popolo non le avrebbe accettato. Appunto, Eclipsia usa la magia per oscura, usa la magia oscura per far capire che la figlia è normale e perciò viene cristallizzata. Ok. La figlia viene abbandonata e crescerà sola con il padre. Quando è grande, età di Star, scopre la realtà ed è per questo che cerca la perfezione, il sembrare umana per farsi accettare. Questa è la mia teoria. Comunque avevo qualche domanda. Ok, allora, per quanto riguarda la teoria, potrebbe essere, ma io sono più dell'opinione che quando era piccola si è ritrovata completamente da sola, nel senso che non aveva nemmeno il padre. E non lo so, forse sì, il fatto che lei scopre poi la verità. Non lo so, perché qualcosa è ricollegato con la magia comunque. E perché se vi ricordate, lei, cioè, risucchiava la magia delle principesse, secondo me è dovuto al fatto che, appunto, essendo per metà mostro, non è completamente magica. E quindi di conseguenza gli serviva la magia delle principesse per cercare di compensare quella che non aveva lei, perché gli serviva per qualcosa, forse appunto per ritornare a Muni. Che tra l'altro stavo pensando, Moon è in grado di usare la magia anche senza bacchetta. Eclipsia no, perché se no nell'ultimo episodio poteva lei oscurare la memoria al guardiano.
oltretutto più di una volta ha sottolineato il fatto che Moon avesse la magia. Potrebbe essere dovuto al fatto che ha usato la magia oscura, però anche Moon ha usato la magia oscura, quindi... non lo so, raga, come potrebbe essere sta storia? Vabbè, tornando al commento, allora, avevo qualche domanda. Ti piace Harry Potter? Sì, ovvio. Se sì, qual è la tua ship preferita? La mia è Dramione. Allora, pure a me piace tanto la Dramione, però diciamo che andavo sul classico. Io vado sul classico, nel senso Ron e Hermione. Vuoi fare un video in cui mostri tutti i tuoi Funko Pop? Allora, in realtà questa cosa la volevo fare. La volevo fare dopo le fiere, perché io tendenzialmente i pop li compro alle fiere, perché se mi metto a comprarli online diventa la fine. E in realtà volevo farvi proprio tipo un room tour, perché molti mi avevate chiesto anche cosa sono, cioè tutti quei fumetti che ho alle spalle, perché alcuni l'hanno riconosciuti, che quelli blu sono One Piece, però altri mi hanno chiesto tipo cosa sono tutti quegli altri, roba così. Quindi volevo farvi vedere proprio più o meno il macello che è camera mia, tra cui appunto anche i Funko Pop. E sempre se ti piace il mondo di J.K. Rowling, potresti parlarne anche poco? O con tutta franchezza non so se mettermi a parlare del mondo di J.K. Rowling, perché a parte che ci sarebbe un miliardo di cose da dire, poi perché non penso di essere io una persona adatta a sottolineare quanto questo mondo, proprio la saga di J.K. Rowling, sia un capolavoro sotto tutti i punti di vista. Potresti parlare anche un po' dei Pokémon? Guarda, te l'ho detto, io in realtà sono rimasta molto indietro con i Pokémon, quindi non so in realtà nelle ultime stagioni che cosa è successo, mi sono persa tipo le ultime 8 serie. Però ve l'ho detto, se tipo volete che gioco, faccio un gameplay o roba del genere, ditemelo voi. E visto che lo chiedono tutti, mi saluti? Ciao, sono felice di aver continuato a vedere i tuoi video quotidianamente, grazie. Grazie cara. Jessica Basile, Filodoro risponde: come sono cambiate le tue amicizie, se sono cambiate, da quando hai aperto il canale? Un bacione. Allora, in realtà le mie amicizie non sono minimamente cambiate, ma per il semplice fatto che, a parte che il canale l'ho aperto diciamo abbastanza di recente, cioè in realtà è da diverso tempo che ce l'ho, ma ho cominciato a utilizzarlo più frequenza abbastanza di recente. E in realtà ve l'avevo detto già prima, che se andate a vedere proprio i primissimissimissimi video che ho fatto sul canale, cioè mi sembra tipo il quarto video in assoluto, l'avevo fatto con due mie amiche, che era il gameplay di Five Nights at Freddy's. E poi, se non sbaglio, avevo fatto la prova non ridere challenge. Mamma mia, trebbedi veramente. Però ve l'ho detto, non sono cambiata in assolutamente nessun modo, a parte il fatto che comunque sì, ero già grandicella quando ho cominciato, cioè ho cominciato effettivamente a stargli dietro 2 o 3 anni fa, mi sembra. No, 2 anni fa. Ed ero già grandicella, cioè avevo 19 anni, quindi avevamo altri grilli per la testa. Poi no, non mi hanno mai detto niente, francamente. Allora, questa è impegnativa. Frenchy Love, Filodoro risponde: avrei qualche domanda. Qualche? Steven Universe, ok. Quali sono le tue 3 fusioni preferite? Allora, le mie 3 fusioni preferite indubbiamente sono Garnet, Stefani e Smokey Quartz. Però mi piace anche Opal, per quanto riguarda l'aspetto estetico, la trovo molto elegante. La tua gemma preferita? Se intendi gemma a livello di personaggio, Peridot, se no, o Ametista. No, se no gemma proprio inteso come pietra, nel senso la mia gemma preferita, non saprei, sa? Penso il lapislazzuli. Quella che odi di più? Guarda, odiare no, però provo una certa antipatia per Acquamarina, ma perché lo trovo di uno spocchioso. E oltretutto, soprattutto ultimamente, mi sta andando un po' sulle mandorle anche Lapis, ma perché non... perché? Poi è vero pure che i fan comics comunque se non aiutano, però no raga, non me... cioè diciamo mi è piaciuto il fatto che se n'è andata dalla terra, però non mi è piaciuto perché Peridot sta soffrendo tanto. E comunque, se ripeto, secondo me quella scena se la potevano giocare molto meglio, poteva essere più lacrimevole l'addio. Però vabbè, io ancora sto aspettando il momento in cui tornerà, e io ve lo giuro, se nel momento in cui torna, io mi ci incavolo, se nel momento in cui torna Peridot prima cosa che fa la braccia... no, 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 la devi prendere a pugni e poi l'abbraccia. La tua canzone preferita all'interno della serie? Questa è complicata, perché in realtà con la musica vado a periodi, però indubbiamente, guarda, rischio di essere banale, la mia canzone preferita in assoluto è Stronger Than You, che in italiano è tradotta con Solo Amore in Noi, mi sembra. Se no anche È Andata Oramai è bellissima. It's over over here, it's always over, it's over over here. Non era così. Il tuo episodio preferito? Questa è complicata. Però penso che il mio episodio preferito sia, non mi ricordo il nome dell'episodio, però sia nel momento in cui Steven e Connie restano soli con Ametista, che c'è l'attacco di Jasper e loro la sconfiggono con Stefani, perché veramente mi fa venire la pelle d'oca quell'episodio. L'episodio che credi più inutile? Credo che l'episodio più inutile sia quello con Uncle Grandpa. Ma non è che era inutile, alla fine era simpatico, era proprio fa
fatto per ridere quell'episodio. Cioè, che c'era o meno all'interno della serie non cambiava la vita. E Crystal Gem preferita? Ametista. Indubbiamente ametista. Umano che ti sta più simpatico? O Greg o Connie? Pure là dipende dai momenti, però penso più Greg, lo trovo più simpaticone. Secondo te Lapis e Connie solo Crystal Gem? Allora, tecnicamente Connie è una Crystal Gem, Lapis non si è capito. Credo di sì in realtà, perché è entrata nella squadra, credo di sì. Qual è il nome della ship Connie-Steven? Steve-Onnie sarebbe il nome della fusione, quindi sì, sarebbe sia il nome, sia il nome della fusione che il nome della ship comunque sia. Secondo te le Crystal Gem conoscevano Lapis prima dell'episodio Lapis Lazuli? Allora, credo, mi sembra di no, perché se non ho ben capito, se non ho mal capito, Lapis è rimasta per un sacco di anni all'interno dello specchio e loro non si sono mai accorte che effettivamente era una gemma, quindi non credo. Forse, dico forse, credo che Lapis conoscesse, abbia incontrato Bismuth, perché se non sbaglio nel flashback aveva detto che era stata una gemma, insomma, falla rigenerare. E nell'animazione era stato rappresentato Bismuth. PS, ti è mai capitato di ascoltare una canzone e immaginarla montata con degli ispezioni di episodi? Ma sempre, assolutamente. Guarda, se vedi sull'altro canale, che è The Pirate Dragoness, è basato su questa cosa. E più che spezzoni, momenti che ricordano il testo, il discorso è lo stesso. Sarebbe bello vedere un video di questa tipologia. Guarda, te l'ho detto, l'ho caricato diversi video fa, che è una canzone di Star contro le forze del mare con Reflection. Se vai nell'altro canale, che è The Pirate Dragoness, che per inciso trovi il link in descrizione, ne ho fatto uno con Miraculous, che era con This Song Save My Life. Ne ho fatto un altro con Marco e Star e... mi sembra sia di universo, non ho mai fatto nulla, non lo so. Shamsa Pinelli, Filodoro risponde: complimenti per il video, ma cosa ne pensi della serie Voltron The Legend of Defendor? Allora, francamente non l'ho ancora vista, ce l'ho sulla lista ma non l'ho mai vista, quindi per ora non ne penso niente perché non la conosco. Carlo, Filodoro risponde: uno, hai mai giocato a Kingdom Hearts? No, in realtà no, sono una persona triste perché non ho mai avuto una PlayStation, un Xbox, una Wii, non ho mai avuto niente di tutto ciò, quindi tipo Kingdom Hearts, Zelda, roba del genere non ci ho mai giocato, raga, lo so, cioè, sono una persona spregevole. Puoi portare teorie anche sui videogiochi? Guardate, ve l'ho detto, in realtà io non sono mai stata una grande videogiocatrice perché non avendo mai avuto console ho avuto sempre solo il Nintendo, quindi dovrei cominciare a giocare ai videogiochi, a meno che non parli di roba tipo Five Nights at Freddy's, perché effettivamente è un gioco per il computer che ci ho giocato. Volevo giocare anche a Life is Strange, solo che non lo so, volevo vedere, tra l'altro non mi ricordo chi mi aveva consigliato, Little Nightmare mi sembra si chiamasse. Comunque ve l'ho detto, non avendo mai fatto effettivamente giochi con le console, non sono grande esperta. Se qualcuno me la vuole regalare, io sono contenta. Miraculous Music Video, Filodoro risponde: perché secondo te una delle ship di Miraculous più shippate è la Marishat? Io un'idea ce l'avrei ma non lo posso dire. Vabbè, diciamo che la dico con la censura, ma secondo me perché Marishat fa... è bello il bipolarismo di Chanoir, fa tanto il bipolarismo di Chanoir, perché rispetto alla Lady Adrienne, dove bene o male Adrienne è proprio il classico bravo ragazzo, sempre tutto carino, sempre così, e Ladybug comunque sia in quei momenti si ritorna, cioè nel momento in cui lei sta vicino ad Adrienne, ritorna, è come se ritornasse in superficie Marinette, nel senso è sempre un po' timidina, un po' tutta così, perché comunque sia a lei piace lui, ma visto e considerando che a Chanoir, ossia Adrienne, non piace per ora Marinette, è più sborone, è più spocchioso, è più tipo donnaiolo, è più e quindi c'è di più su cui giocare, visto e considerando che a Marietta non piace Chanoir, lei comunque sì è carina, quindi diciamo che gli dà pure corda, ed è questa la cosa bella, che lui è sborone e lei gli dà corda, quindi un pochettino è tipo un gioco di ruolo, non so spiegarlo. Michela Lina Cagnarini, Filodoro risponde: sei una Potterhead? Certo. In che casa sei stata smistata? Dure due video, grazie cara. Comunque sia sono stata smistata nel tasso rosso. Anna bella bella ribella, mi saluteresti? Mi chiamo Anna, ma dai.
dai, non l'avrei mai detto. E poi ti adoro troppo. Filodoro risponde: ti sei mai fidanzata? Sì, ho avuto due ragazzi in tutta la mia vita. Vorresti essere Marinette, Ladybug o Papillon e Miraculous? Io francamente vorrei essere Chat Noir. Rai27Gamer, Filodoro risponde: se tu fossi nel mondo di Miraculous, quale Miraculous vorresti? Allora, se dovessi scegliere tra i Miraculous che ci sono, penso o quello della volpe o quello del gatto nero. Personaggio preferito di Miraculous, a parte Chat Noir, indubbiamente Plug. Emma preferita? Credo l'ametista oppure il lapislazzuli, perché ametista mi piace di più come personaggio, però a livello di gemma come pietra mi piace più il lapislazzuli. DHDJSJBJDJKOUE. Ma certo, ma è ovvio, ma assolutamente, guarda, è una cosa che non dovevi proprio dirla, era implicita, cioè, ma io ti dai su chi è, ma perché mi fate queste domande, ragazzi? Ma come si fa a chiedermi una cosa così scontata? Io non ho parole. La Marinas, Filodoro risponde: faresti qualche collaborazione con qualcuno? Collaborazione in che senso? Perché un po' di tempo fa mi avevano chiesto dei ragazzi di collaborare, diciamo, con loro per gli unboxing. Ve l'avevo detto diversi video fa. E tra l'altro vi lascio il link in descrizione, perché se vi interessa la cosa degli unboxing, fatemelo sapere. E comunque sì, penso, magari, non lo so, non so se ora, ma comunque sia, delle collaborazioni le farei. Hai fatto amicizie tra i tuoi iscritti? Sì, è il mio italiano una cosa spettacolare, non farci caso. Sì, ho fatto diverse amicizie sugli iscritti, soprattutto nei gruppi, anche perché comunque sia, a me non piace ignorare la gente. Non. Filodoro risponde: ci consigli un sito o qualcosa per guardare Marco e Star contro le forze del male? Grazie. Allora, ve l'avevo già detto, io Marco e Star lo vedo su kingcartoon.net, che comunque sia trovate il link in descrizione. Però sono gli episodi in inglese. Se volete vedere gli episodi in italiano, credo di aver, cioè, se non sbaglio, li trovate su guardaserie. E comunque sia, basta che scrivete Marco e Star contro le forze del male streaming e lo trovate proprio tranquillamente. Manga and anime lover, Filodoro risponde: manga e anime preferiti? Se ti hanno già fatto questa domanda, scusa, potresti salutarmi? Sì, certo che ti saluto. Comunque sia, no, non mi hanno ancora fatto questa domanda, ed è una domanda difficile, perché? Allora, innanzitutto, il mio manga e il mio anime preferito è One Piece. Però ho un amore profondo, veramente, anche per Fullmetal Alchemist Brotherhood, perché veramente è un capolavoro. Se no, un altro mio grande amore è stato Inuyasha, e tuttora continua ad esserlo. Oppure mi è piaciuto tantissimo anche Toradora, Host Club. Mi piace tantissimo anche un manga che si chiama Spice and Wolf, che un giorno ve ne parlerò. Black Butler, però con l'anime sono rimasta veramente indietro anni luce. E mi è piaciuto tanto anche Fairy Tail, ma fino a un certo punto, perché ve lo giuro, a un certo punto avrei tirato le batilate al muro. E poi tantissimi altri che francamente ora come ora non mi vengono nemmeno in mente. Danny Decarti, Filodoro risponde: hai mai visto Antic? Se sì, qual è il tuo voto da 1 a 10? Io ho visto Antic. Tu mi chiedi se io ho visto Antic? Tu mi stai seriamente chiedendo se io ho visto Antic? Tu devi capire una cosa, caro, io non ho visto Antic. Per me Antic è stato il mio Big Bang. È stato da Antic che è partito tutto. Ve lo giuro, ragazzi, per me Antic è stata praticamente la fiamma da cui è partito il mio mondo da fangirl. Questo perché quando avevo appena finito la prima stagione, che ancora la facevano su Rai 2 e talvolta su Rai Gulp, mi ero fatta tanti di quei complessi mentali che voi non avete idea, anzi probabilmente ce l'avete. E in realtà, proprio casualmente, ho scoperto il mondo della fanfiction. Ho scoperto EFP, che ultimamente sta morendo, però vabbè, è un altro discorso. E da lì è iniziato tutto, è da Antic che è iniziato tutto quanto, è da Antic che ho scoperto il mondo della fanfiction, delle teorie, delle fanart, di tutto. È da Antic che è partito tutto. E se dovessi dargli un voto da 1 a 10, gli darei 12, te lo giuro, perché era una serie spettacolare. L'unico problema, e mi sa che infrangerò un sacco di cuori con questa cosa, che purtroppo è stata cancellata. Bene sì, miei cari, tutti voi che aspettate la terza stagione, rassegnatevi, perché non arriverà mai. Oltretutto, facendomela finire meritamente a cavolo, che io ancora continuavo a sperire nella terza stagione finché non ho scoperto che è stato completamente cancellato. Quindi mi chiedi se ho visto Antic? Sì, ho visto Antic! Lady Chat 1213, Filodoro risponde: hai un fidanzato? Momentaneamente no. Perché hai iniziato a fare la youtuber? Allora, in realtà ho iniziato a fare la youtuber essenzialmente per sfogo, perché tutta questa storia è partita 2 anni fa, perché era uscito un nuovo numero di Monster Allergy, che era Domulagrum. E io da là, perché l'ho comprato in super anteprima a Lucca Comics, il problema è che non l'aveva letto nessuno, cioè delle persone che conoscevo non l'avevo, ero l'unica ad averlo letto. Io ho detto, dato che era un anno che aspettavo quell'albo, avete presente quando aspettate tanto una cosa, siete proprio così,
infervorati con la cosa che volete assolutamente parlarne con qualcuno, ma non c'è nessuno con cui potete parlarne. E quindi c'avevo sto canale aperto dove eravamo in 25, tanto li conoscevo tutti perché era tutta gente che c'avevo su Facebook, e ho pensato, ma io tanto faccio sto video teoria, diciamo, ma chi mi viene a cercare? Ma figuratevi, e già da là è partito tutto. L'esplosione c'è stato quando ho parlato di Star contro le forze del male e di Miraculous, che credevo seriamente di essere l'unica italiana al mondo a vederle quelle due serie, invece no. Quindi di base la mia cosa di fare alla YouTube è partito puramente per sfogo. Dalli Hayama, Filodoro risponde: qual è la tua ship preferita della DC? Allora, in realtà io ne ho due di ship preferite della DC, perché la mia ship, diciamo, etero è indubbiamente Nightwing e Batgirl. Non Dick e Barbara, proprio Nightwing e Batgirl. Io ho un debole per le tutine attillate per i supereroi, quindi nel loro ambito superioristico li adoro, in particolar modo io amo Batgirl. Nella mia ship gay preferita, in particolar modo la mia ship lesbo preferita indubbiamente, Poison Ivy e Harley Quinn, le trovo di un carino. Agnes Cassa, Filodoro risponde: ma quanto sei bella? Ma quanto lo adoro. Va bene ragazzuoli, io concludo qui il video, vi ringrazio tantissimo per averlo visto. Se sto facendo questa chiusura così è perché incredibilmente il Filodoro risponde a sto giro è arrivato a tre parti, allucinante. E comunque nel mentre, se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, anche a quell'altro che come ricordo a tutti è The Paradragoness, e seguitemi anche su tutti i vari social che come al solito trovate link in descrizione. Noi ci rivediamo il prima possibile con la terza e ultima, si spera, parte del video, e nel mentre mi raccomando continuate a fandomizzare il mondo. Mua, ciao.